Ah, regà, sono a bere, regà, sono a bere. C'è una cosa che mi fa godere, ok? Questa è la giornata di José Mourinho, domani ne parleremo. Domani alle ore 7, mettete la sveglia alle ore 7. 7 spaccate, 7 in punto. Esce un video nel quale andremo a parlare di Mourinho e di tutto quello. C'ho una marea di cose da dire. Ma al di là di questo, ragazzi miei, al di là di questo, nonostante questa sia la giornata di Mourinho, io voglio vedere questo. Io mi auguro, io lo dico da una vita, io mi auguro che un giorno qualcuno impazzisca diciamo, al comando della Roma e decida di investire soldi per farmi diventare questo, ok? Per farmi diventare questo, un club coi controcoglioni, poi non aggirando le regole del fair play finanziario, non facendo le magagne. Io sono una persona che le magagne non le vuole fare, ok? Non le vuole fare. Però voglio diventare un club che acquista i migliori e sinceramente mi piacerebbe tanto, 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 tanto. Ovviamente se tifo Roma incondizionatamente da quello che si ha, perché ho scelto la Roma con 0 trofei, con 2 trofei, quindi nel senso non è che io abbia scelto la Roma perché vince, lo sapete? Ho scelto la Roma con 2 trofei, però che bello sarebbe! Che bello sarebbe arrivare a livelli di Manchester City e Paris Saint-Germain in niente, anche perché ragazzi siamo la capitale, cazzo! Possibile che non c'è uno stronzo che vuole investire? E sia mai che Friedkin fosse proprio l'uomo adatto per investire? E sia mai che... Ma che cazzo è successo? E sia mai che Friedkin voglia investire? Non lo so, ma José Mourinho, ragazzi, è il colpo giusto! È il colpo adatto! È il colpo adatto! Arriviamo alla partita, perché arriviamo alla partita. Allora, Mahrez, io soffro. Io soffro a vedere Riyad Mahrez, come cazzo si chiama? Mahrez, ragazzi miei, che tra andata e ritorno, quanti ne ha messi? Tre? Quanti cazzo ne ha messi? Ne ha fatti una marea. Oggi l'ha decisa lui. All'andata l'ha decisa lui. Giocatore straordinario, doveva venire a Roma. Doveva venire a Roma, mannaia lui, mannaia, doveva venire a Roma per 1 milione. Per 1 milione abbiamo preferito prendere Patrick Schick, Patrizio Elegante, che non è elegante manco alla festa di fine anno di scuola, del liceo non è elegante, Patrizio Elegante. Sarebbe stato bello avere Mahrez in squadra, abbiamo Schick, Mahrez è un giocatore straordinario e oggi permette lui al Manchester City di passare il turno. Marquinhos è un altro che c'avevamo a Roma, ve ne ho parlato all'andata, vabbè, poi loro c'avevano Paredes, Florenzi. Sì, ci stava a venderlo, vi ripeto, Marquinhos non rimpiango nulla, non avevamo soldi, avevamo solo lui in squadra, abbiamo venduto per comprare tutta la squadra, però poi vederlo là, sinceramente un pochino fa male. Detto questo, questo era il match delle grandi. Questo era il match delle squadre che si sono fatte a suon di milioni. Perché oggettivamente Manchester City e Paris Saint-Germain si sono fatte a suon di milioni. Hanno costruito delle squadre vincenti, hanno costruito delle squadre forti. Però c'è un però. Io credo che il Paris Saint-Germain possa arrivare ai livelli del Manchester City. Perché Pochettino, a mio modo di vedere, è quell'allenatore lì. È l'allenatore che ti fa cambiare la storia, ok? Ad esempio. Tra l'altro, prendendo per esempio, si parla di esoneri di José Mourinho, ragazzi miei. Pochettino è stato esonerato dal Tottenham, ma guardate dove l'ha portato il Tottenham. Se il Paris Saint-Germain è intelligente, Pochettino non si tocca. È arrivata stagione in corso, se non sbaglio. Quindi Pochettino riprende dalle redini il Paris Saint-Germain e lo ricostruisce. Quindi, secondo me, questo pari per il futuro può veramente, veramente far bene. Ma dall'altra parte, la squadra che passa è il Manchester City di Pep Guardiola. Ragazzi, Pep Guardiola. Pep Guardiola. Io veramente fatico a capire chi critica questo allenatore che ha cambiato il mondo del calcio, che ha cambiato il modo di vedere il nostro calcio, prendendo spunto magari da qualche intuizione passata, perché poi il guardiolismo ha preso da tanti, ok? Ha mangiato un po' di qua, un po' di là e poi ha sperimentato. Se parliamo di Guardiola, parliamo senza alcun dubbio di un allenatore con due palle così e con un cervello così. E ragazzi, Guardiola aveva vinto praticamente subito, se non proprio subito, con il Manchester City in patria, però in Europa ha fatto fatica a vincere. Ok, ora non ha ancora vinto in Europa, adesso è in finale di Champions, ad esempio, però ha fatto fatica ad arrivarci, non ci è mai arrivato il Manchester City. Se non sbaglio, il City ha fatto una finale. Ed è uscito una semifinale, scusate, ed è uscito contro il Real Madrid. Poi non ha più visto la semifinale. Questa è la seconda semifinale che faceva. Va in finale, è la prima finale che fa il City.
Quindi, a mio modo di vedere, è qualcosa di veramente, veramente curioso. Io sono curioso di vederli. Però, ovviamente, tu a un allenatore gli devi dare la possibilità di far bene. Ok, Guardiola ha chiesto i suoi uomini. Ovviamente hanno speso una marea di soldi. Però li ha chiesti. Ha chiesto il terzino come lo voleva lui, il centrocampista come lo voleva lui, il mediano come lo voleva lui, le mezzali se le ha inventate ma le voleva lui. La squadra Guardiola gliel'hanno costruita. Quindi, pian piano è arrivato dove è arrivato. Oggettivamente, se gli dai quattro scappati di casa, anche Guardiola può far fatica, però quando c'è un cervello così, secondo me puoi arrivare veramente ad alti, alti, alti livelli. Il City, tra l'altro, secondo me c'ha un giocatore che oggi non era brillante, però è straordinario. Oggi non mi ha fatto impazzire, magari a qualcuno sarà piaciuto, l'ho visto un po' sprecone. Phil Foden. Phil Foden io credo che sia il futuro del nostro calcio, credo che sia un possibile futuro pallone d'oro. Poi dipenderà anche da come si metteranno le situazioni, dipenderà da come si allineeranno gli astri, dipenderà da quale calciatore si confermerà al top, se magari Mbappé o gli Haaland monopolizzeranno la storia del pallone d'oro dei prossimi anni oppure no, ma Phil Foden secondo me è un futuro crack del nostro calcio ed è un giocatore straordinario. Ne parlavamo l'altra volta. Guardiola chiese dei giocatori e tra cui, cioè chiese di voler allenare dei giocatori, c'era Brahim Diaz tra l'altro che al Milan non sta facendo benissimo, anche se poi quando gioca fa bene ma trova poco spazio, e c'era appunto Phil Foden. Phil Foden secondo me è straordinario. Al Paris Saint-Germain dice anche male per il Legno, assolutamente sì, dice male perché si rompe Mbappé. Ragazzi, se Mbappé non può giocare, il Paris Saint-Germain ne perde, ma è normale, ok? È un po' il karma, ad essere sinceri, perché il Paris si era divertito, era il Paris che si è divertito eliminando il Bayern Monaco senza Robert Lewandowski. Il Bayern attaccava, il Paris Saint-Germain segnava, Lewandowski non c'era, probabilmente con Lewandowski sarebbe finito in altro modo. Ok? È un po' il karma. Hai giocato senza Lewandowski, adesso ti giochi il ritorno, se dei Champions, in semifinale, senza Mbappé. Purtroppo, quando c'è un giocatore che sposta così tanto gli equilibri, è normale, ragazzi, è normale che poi si vada a perdere da una parte o da un'altra, ok? Qualcuno dice sempre, ma quella squadra, gli italiani, ovviamente quando si parla di squadre italiane, che poi si va sempre a criticare, ma quella squadra senza quel giocatore fa schifo perché è dipendente. Ragazzi, è dipendente, è normale che se c'è Ronaldo, se c'è Messi, è normale che con Messi fai una cosa, senza Messi ne fai un'altra. Con Ronaldo fai una cosa, con senza Ronaldo fai un'altra. Anche perché se non vedessi la differenza, non staremmo a parlare di un campione, staremmo parlando di un giocatore normalissimo. Ok? Questo mi deve entrare bene in testa. Detto questo, il Manchester City vince, vince anche al ritorno, ma soprattutto passa il turno. E adesso sono curioso, perché domani ci sarà l'altra semifinale tra Real e Chelsea, può passare chiunque. Io l'ho già detto, per me passerà il Chelsea. E io penso che si andrà verso un'altra finale tutta inglese. Chelsea-Manchester City, e c'è anche la possibilità di vedere l'altra finale, quella d'Europa League, tutta inglese, quindi United-Arsenal. L'unica cosa che mi desta qualche dubbio e curiosità è quella di poter vedere magari Manchester City e Real Madrid in finale con il City che rappresenta la nuova leva, quindi la nuova squadra pronta a lanciarsi, pronta ad essere stratosferica, magari i nuovi galattici, se così si può definire. Dall'altra parte magari il Real che sta passando un po' il testimone, anche se poi il calcio è ciclico e il Real tornerà sempre lì, però magari che sta passando un po' il testimone e che quindi diciamo è il vecchio contro il nuovo, l'insegnante contro l'allievo, non lo so, la vedo un po' così, però domani tiferò Chelsea, lo dico senza troppi problemi. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi lascia tantissimi mi piace, buon channel, come sempre, ci vediamo al prossimo video.